La tengo d'occhio io. È al sicuro, Poppy, non preoccuparti. Bene. La voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri. Hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me. Sì. Li ho sentiti parlare nella testa di porco e... Tu lo sapevi che Victor Rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti? Dici che abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll? In un certo senso sì, ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri. Va bene. Ma se posso fare qualcosa per aiutarti, fammelo sapere. Te lo devo dopo ciò che hai fatto per Alaforte. Hai mai sentito di una certa sala dello spinato? Temo di no. Perché? Che cos'è? Il più grande segreto dei bracconieri, pare. L'hanno nominata due volte, ma non sono entrati nei dettagli. Non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando. Senza dubbio a scapito di creature innocenti. I bracconieri hanno accennato a quest'area e pensavo che se cercassimo un po' in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività. Se mai incontrassi la nonna, tutto questo non è mai successo. Non preoccuparti, Poppy. Dovessi incontrare tua nonna, non le dirò nulla. Di solito le dico tutto. È la mia migliore amica dopo Alaforte, ma sa fin troppo bene cosa penso dei bracconieri. È preoccupata che possa fare qualcosa di sconsiderato. I bracconieri sono stati qui. Vedo tracce ovunque. Ma ho trovato anche una cosa di fattura goblin. Io ho un'armatura goblin. Continuiamo a cercare, ma fa attenzione. Merlino solo sa cosa stanno combinando. Ho un brutto presentimento. In nome di Merlino! Cosa? Sono un drago! Di combattimento per draghi. La sala dello spinato. Ora il nome ha finalmente senso. E la segretezza. Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per ospite. Raccoglievano le scommesse. Come possono divertirsi così? I centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena. Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione, nessuno deve accorgersi di te. L'avranno appena catturata. Si sta ribellando con tutte le sue forze. Ma è una lotta inutile, fin tanto che è incatenata a quel modo. Diamole un forte, che dici? Forse è stata una pessima idea. Beh, lo scopriremo presto. Quello era un nero delle Ebridi. Credo che l'uovo appartenga a quel drago.
Non credo sapesse che avevano un suo uovo. Non se ne sarebbe andata senza. E adesso? Non ci ha di certo lasciato il suo indirizzo. Non so. Oggi sono successi solo eventi inattesi, dai goblin all'arena. L'ultima cosa che mi aspettavo era di trovarmi con un uovo di drago. E i bracconieri ci hanno visti, non va bene. Visto che il drago che abbiamo liberato è volato via, vuol dire che possiamo tenere l'uovo? Sicuro è meglio in mano nostra che dei bracconieri, almeno per ora. Ma non dovremmo tenerlo per sempre. Sarà difficile nasconderlo a lungo alla professoressa Weasley. Dovremmo aspettarci dei guai dai bracconieri, visto quello che abbiamo appena fatto? Sarebbe da stolti non aspettarsi guai. Non sono dei tipi tolleranti. Mi dispiace dirtelo, ma ora ti daranno ancora di più la caccia, visto quello che abbiamo fatto. Non stiamo facendo niente di utile stando qui. Mettiamoci in salvo, poi risolveremo la questione. Hai ragione. Se c'è qualcosa che i bracconieri sanno fare è seguire una preda. In questo caso, noi. Eccoci qua. Credo che la troveremo qui. Questo è proprio il tipo di terreno in cui la sua specie nidifica. Sospetto che sia così che i bracconieri l'hanno individuata. Si sono accampati qui e ne hanno seguito gli spostamenti. Forse prima hanno preso lei e poi l'uovo. Affrontare un drago è un'impresa ardua, ancor di più se sta covando. E hai capito tutto questo standotene ferma qui? Pensare come un bracconiere è più facile di quanto credi. Vediamo se è a casa. Dobbiamo solo riportarle l'uovo. Mi sembra abbastanza semplice. Dobbiamo entrare e uscire subito, così potremo farla finita con i bracconieri. Non hai pensato di tenerlo? No, è suo. Se lo tenessimo mi sentirei crudele come un bracconiere. Se è vero che lei si trova qui, come facciamo a restituirle l'uovo? È probabile che il nido si trovi al centro della sua tana. Di sicuro la sorveglia costantemente. Immagino anche che sarà più annerita del normale. Va bene. Troviamo il drago e restituiamo l'uovo. Fantastico! Se ci vede avvicinarci in volo, potrebbe prenderci per nemici o cibo. Meglio andare a piedi. È stato magnifico! E hai visto com'è intelligente? E non ci ha torto un capello! Gli animali sono molto più intelligenti di quel che si pensa. È quello che dice sempre mia nonna. La cosa importante è che siamo qui per raccontarlo e che l'uovo è col drago ora. Grazie per avermi accompagnata. Non ti biasimerei affatto se ora volessi tornare indietro al castello e non sentir più parlare di draghi. Torniamo al castello? Io sono pronto, se vuoi. Sono pronta. Dopo aver salvato il drago, mi aspetto un'imboscata dei bracconieri da un momento all'altro. Meglio tornare al castello. È comprensibile. In effetti abbiamo sabotato la loro arena di combattimento e rubato un uovo di drago. Verissimo. Allora perché non ci hanno dato la caccia finora? Non è da loro. A meno che... A meno che cosa? A meno che non sia parte di un piano. Oh no, non posso credere di non averlo capito. Dobbiamo andare! Devo inviare un gufo.